Tempo Sorbatti, dirigente dell'area servizi tecnici e quindi mi occupo di aree a rischio cosiddette, nel senso dell'urbanistica ed edilizia, area servizio lavori pubblici e servizio ambiente. E per quanto riguarda questi 5 anni, io sono cresciuta con la precedente e ormai attuale amministrazione, in quanto precedentemente lavoravo a Falconara e poi mi sono trovata a lavorare qui al comune di Iesi, e quindi dal 2012 che ho l'incarico con prova selettiva. Falconara sempre con gli stessi settori, lei seguiva sempre gli stessi seguivo settori? Seguivo urbanistica e ambiente prevalentemente, poi il periodo famoso del commissariamento ho dovuto seguire anche i lavori pubblici perché i dirigenti uomini, se mi sentono, quando ci sono i momenti di difficoltà cercano di, invece noi donne ci tiriamo sulle maniche e cerchiamo di fare un po' tutto, sto scherzando naturalmente, però è andata così, ci siamo trovate a gestire la dottoressa Barberini, la dottoressa Del Fiasco, la dottoressa Gialloni, io e la Gianmarchi, la situazione del commissariamento, del predissesto che poi non è successo, grazie al cielo, e poi insomma fino al 2012. Allora, in area servizi tecnici abbiamo cercato nella relazione di fine mandato di dare con un po' di sintesi quelli che erano stati gli elementi conduttrici, no? Le linee conduttrici del lavoro che è stato fatto in questi 5 anni per i vari servizi. Per quanto riguarda il servizio urbanistica, noi ci siamo trovati con un piano regolatore approvato nel 2008 che però non aveva capacità, non solo per il periodo di crisi economica notevole, ma probabilmente per come era stato congeneato e strutturato non riusciva a partire, aveva dei limiti ed era già in difficoltà solo a 2-3 anni dall'essere stato approvato. Per cui si sono messe in campo una serie di azioni, che poi dopo vedremo meglio nel dettaglio, proprio per cercare di semplificare la normativa dove questa fosse troppo complessa e fosse troppo lontana anche, diciamo proprio dall'applicazione per il semplice cittadino, perché con tutta una serie di incastri vari che a volte noi urbanisti fanno, creano delle difficoltà di attuazione su cose che invece potevano essere molto semplici. E poi sono state messe a punto delle radializzazioni e previsioni, poi hanno comportato anche una serie appunto di varianti parziali mirate a determinate problematiche, ma sempre con un sguardo generale, in maniera tale che fossero elementi riproducibili, non legate al singolo questione, ma dove per esempio non funzionavano delle norme relative alle lottizzazioni, naturalmente non è che vado ad incido su un pubblico più ampio, una questione, maggior numero di interessati. E anche poi utilizziamo molto la redazione di norme regolamentari in maniera tale che sia sempre chiaro per tutti che cosa si può fare, cioè si è cercato di evitare dove possibile, per quanto possibile, la discrezionalità, perché anche tornando al discorso prima che pensava dell'anticorruzione, uno degli elementi dove si può nascondere la possibilità di corruzione, dove tu c'è discrezionalità. Siccome si dice di norma, no? Sostanzialmente dice perché di norma e poi le norme si interpretano. Dove, se riesci ad evitare che siano interpretabili, hai fatto già, secondo me, un gran successo, perché non solo tuteli i soggetti che devono fare l'istruttoria, devono arrivare a rendere il parere sul permesso di costruire, su una variante, ma soprattutto metti tutti i cittadini nelle stesse condizioni, perché non devi essere uno scienziato per riuscire ad interpretare le norme, qualsiasi tecnico è in grado di capire tramite il regolamento che cosa puoi fare in quella determinata zona e quello che non puoi fare, senza prestare il fianco a possibili situazioni. Un'altra cosa che abbiamo utilizzato, che stiamo utilizzando spesso, è quella della circolare, della determina, cioè quando interpretiamo in una determinata maniera una questione un po' dubbia, la circolare come elemento organizzativo, ma che poi rimettiamo nel nostro sito, in maniera tale che si sa che su quell'argomento l'interpretazione è quella. Quando ci abbiamo studiato, ristudiato, siamo arrivati alla definizione. E un'altra cosa che cerchiamo di fare
come un po' comune capofila, perché siamo un po' più grandi rispetto ai comuni che sono nell'area, è quella di aver istituito dei tavoli tecnici tematici che di mese in mese, ogni due mesi, ogni tre mesi, dipende dalle situazioni, si affronta un argomento, si decide insieme come arrivare a magari questione oneri, come interpretare una determinata questione, oppure accesso agli atti per esempio sugli abusi edilizi, o l'accesso generalizzato rispetto agli abusi edilizi, pratiche di abusi edilizi, cioè affrontiamo degli argomenti, si relazionano qualcuno... Anche insieme ai professionisti esterni? No, insieme ai tecnici dei comuni limitrofi, cerchiamo di capire insieme, di fare una sintesi, poi arriviamo e cerchiamo di interpretare nella stessa maniera, in maniera di avere uniformità, perché normalmente tutti dicono che ogni comune è una repubblica a sé, e un pochino è vero, perché dipende da come legge determinate questioni. Io parlo di quello che riguarda l'urbanistica, l'edilizia, per cui se tu invece omogenizzi è anche quello un modo non solo di essere trasparente, ma soprattutto di fornire un servizio ai cittadini, perché se il tecnico che va a Maiorati Spontini deve rivedere tutto, trova, deve studiare tutto il regolamento lì perché è diverso, trova su una determinata questione più o meno alla stessa interpretazione, allo stesso modo di operare, sarà semplificato. Adesso ma sta andando anche in nazionale in tal senso, perché la modulistica unificata deve essere quella, tu devi prendere quella modulistica lì, non puoi cambiarla, ed è giusto, perché non è che io se vado a Milano non so come, sono sempre un tecnico, un professionista, le norme del piano regolatore possono cambiare, ma quella che è la modulistica o come io devo accedere deve essere la stessa, perché sennò crea una grossissima difficoltà. E poi abbiamo fatto una serie di misure per la ripresa dell'attività edilizia, soprattutto in che cosa? Nella riduzione, dove è stato possibile, dando degli incentivi, riduzione del costo di costruzione, oppure rimodulando, come prevede già il testo unico, per esempio per le ristrutturazioni, quelle che possono essere gli oneri del costo di costruzione, in maniera tale di incentivare che cosa? Di costruire sul costruito, di non andare a fare nuova occupazione di suolo, che è proprio uno degli elementi che questa amministrazione si è posta come basilari, per cui più tu incentivi la ristrutturazione, più contieni il consumo di suolo e poi soprattutto recuperi un patrimonio edilizio che nel tempo è sempre più degradato e che alla fine viene abbandonato oppure diventa vittima di pratiche di affitto, fra virgolette, poco, ci siamo capiti. Per quanto riguarda i lavori pubblici, se puoi scorrere un po', ci siamo trovati con aver ereditato una generale situazione di carenza manutentiva, sia per quanto riguardava il verde cittadino, le infrastrutture delle aree, il patrimonio dell'ente. Quindi si è proprio cercato di lavorare sull'innalzare lo standard del decoro urbano in senso generale e soprattutto abbiamo cercato di incidere sull'organizzazione interna e su come affrontare con pochi soldi, perché purtroppo bisogna dirlo, scusi, ragioniere capo, scherzando, chiamo ragioniere capo, però effettivamente i fondi sono limitati, i finanziamenti sono limitati, per quanto vi faccia salti mortali per cercare di risparmiare e di trovare altre possibilità. Per cui anche da parte nostra, per esempio, ci siamo inventati, fra virgolette, poi è stato seguito questo, ho visto anche da Ancona, la possibilità di fare degli appalti che fossero a performance per il verde. Cioè, invece di dire devi farmi 5 sfalci l'anno e poi questi 5 sfalci non avevano risultati, perché noi abbiamo 126 ettari di verde, lei si renda conto che cos'è, e mantenerlo è un costo notevole. Però effettivamente il cittadino, quando cammina per un parco, vorrebbe vederlo sfalciato, dato che le tasse le paga. Quando cammina e trovi che c'hai le potature non sono fatte, c'hai i rami che ti entrano dentro la finestra di casa, non è molto contento. Allora, con l'appalto al performance, dove non ti dico il numero di sfalci che tu devi fare, ma ti dico il risultato.
E allora, andando sul risultato, primo anno è stato un po' così, poi insomma i tre anni, poi di ultima parte della performance, adesso l'abbiamo rifatto nuovamente, io ti dico che in certe zone tu mi devi stare a 15 cm e quando superi 15 cm devi sfalciare, in altre zone magari a 20 perché sono più lontani o anche all'estensione dello stesso parco possiamo avere degli standard di qualità diversificati in maniera tale di poter comunque costringere, la ditta deve fare i suoi conti. Noi la paghiamo, per carità, però deve organizzarsi in maniera tale che quando arriva quel determinato standard che ci siamo detti, procedono e vadano a effettuare lo sfalcio, la potatura. Poi col palto nuovo, quest'anno abbiamo anche cercato di inserire delle cose innovative, tipo ci ha un po' giocato, ma per esempio le caprette in certe zone, dove è molto costoso arrivare a sfalciare perché sono delle scarpate, però abbiamo mantenuto lo stesso pulito, abbiamo fatto questa prova e mi sembra che anche questo stia riuscendo. Avete mai pensato, come fanno in molti comuni, io il culo spontaneamente, volontariamente, una aiola pubblica con delle piantine, il comune l'ha tollerato. Noi abbiamo un regolamento, anche in questo caso, dove possono in un certo tipo adottare una determinata... delle aiole, o a parte le sponsorizzazioni, che anche quella è una cosa che ci abbiamo spinto molto, perché se voi fate caso tutte le nostre rotatorie sono sponsorizzate, c'è chi è più bravo le tiene meglio, chi un po' meno, però abbiamo cercato di sponsorizzarle uguali, ci cioè sono rimaste pochissime che non sono sponsorizzate, questo determina per noi un grande ritorno d'immagine, perché alla fine sono a posto, perché ci tiene il privato che sponsorizza, che quindi mette la sua il nome della sua ditta a mantenere al meglio possibile, perché alla fine se no sarebbe controproducente, e quindi noi abbiamo le rotatorie e alcuni incroci e alcune aiole proprio ben mantenute e anche molto belle come realizzazione. Ce n'è una verso Ponte San Carlo, non so se l'avete vista, che ha degli olivi bellissimi e poi allo stesso tempo un grosso risparmio, perché di fatto diventava più difficile, cioè più i pezzi sono piccoli e più è oneroso arrivare a realizzare. E poi inoltre abbiamo questa possibilità, questo regolamento, possiamo fare una convenzione, diamo un rimborso spese limitato, calibrato, dove hanno bisogno che abbiano comunque l'assicurazione, perché è un fatto di sicurezza, noi gliela rimborsiamo, e rimborsiamo fino a un tot, però naturalmente conteggiato, che deve essere inferiore a quello che noi comunque daremo alla ditta. Quindi alla fine loro presentano le fatture per il materiale che hanno utilizzato, naturalmente solo quello, solo parte del materiale fino a un tot, cioè e anche quello sta funzionando. I cittadini che si offrono, singoli cittadini che si propongono. Sì, anche in associazione, e anche quello vorremmo però riprenderlo, migliorarlo e spingerlo ancora di più. Poi abbiamo cercato molto di lavorare con le maestranze interne. All'inizio i nostri dipendenti comunali che erano nelle strade erano un po' demotivati, perché c'è questa cosa, no? Il dipendente pubblico che è un po'. Invece si è lavorato sui dipendenti a livello di motivazione. Sono state alcune assunzioni, poi un periodo abbiamo avuto anche dei tempi determinati che erano su un progetto mirato di manutenzione, quindi abbiamo circa un anno, abbiamo avuto 7-8 mesi dei dipendenti che erano in mobilità perché licenziati da ditte che poi magari facevano asfalti, facevano strade, e quindi loro hanno portato un arricchimento, hanno portato il loro know-how, le loro conoscenze, e anche i nostri si sono inorgogliti. E siamo arrivati a fare una parte del Viale della Vittoria, tutto con i tempi determinati, con i nostri operai, in cui i nostri operai si sono offerti di lavorare di notte per poter portare a fine e a frutto e a compimento quello che era stato fatto. E veramente si è creato un clima che non c'è, cioè, che neanche loro si aspettavano, e sta continuando questa cosa, cioè si sono uniti, sono diventati molto più attenti, certo bisogna lavorare ancora tanto, perché però più attenti anche alle cose che vedono, alla situazione, e l'orgoglio di dire quella cosa l'ho fatta io. Adesso al museo archeologico, che è stata una cosa bellissima che siamo riusciti a portare a termine, il nostro falegname ha realizzato dei tavoli per una parte didattica
che sono fatti talmente bene, ci ha lavorato pure lui di notte, ci è ritornato perché voleva finirli, che chi è entrato ha fatto tutti i complimenti chiedendoci quale fosse la ditta che forniva queste tipologie di arredi per l'aula didattica dei bambini. E loro sono orgogliosi, e naturalmente sono orgogliosa pure io, che sono i, fra virgolette, i miei ragazzi. Scusi, allora, una piccola parentesi, è un metodo che il Consiglio europeo suggerisce a tutti i comuni, il metodo SPIRA, la responsabilità sociale condivisa. C'è il comune di Trento che, tra l'altro, il Consiglio europeo ha mandato degli esperti per aiutarli a realizzare, è un metodo che crea benessere sociale, perché ognuno si siede a un tavolo, ognuno, esperto, il sindacato deve fare il suo ruolo, l'associazione deve fare il suo ruolo, il comune, quindi si cerca di responsabilizzare ognuna di queste figure per un benessere virtuoso che si moltiplica, ecco, il metodo SPIRA lo chiama. E per quanto ti sei fermato l'ambiente, che l'abbiamo saltato, ho chiacchierato tanto, ma c'era l'ambiente, sembrava che ero arrivata alla 20ª pagina, ero sempre lì. Quindi, allora, e in questa maniera noi abbiamo lavorato molto sul miglioramento della qualità dell'aria e la tutela dell'ambiente, approvando tutta una serie di regolamenti per la riduzione delle polveri sottili. Abbiamo erogato dei finanziamenti, degli incentivi, e questo è stato utile per l'uso dei sistemi di cucina per le attività tipo panifici, pizzerie, perché in realtà moltissimo dell'inquinamento deriva proprio dai combustibili fossili, quindi quando anche il legno, la bruciare il legno nei caminetti produce molto inquinamento, oltre le PM10 delle auto, eccetera. E quindi soprattutto le pizzerie che erano in centro hanno aderito a questa cosa, abbiamo dato un contributo deciso dal Consiglio comunale e hanno sostituito i filtri. Quindi, avendo questi filtri, hanno abbattuto di moltissimo le polveri sottili, è migliorata la qualità, poi si è spinto sulla mobilità lenta, abbiamo approvato un biciplan condiviso non solo con la cittadinanza, ma condiviso tramite sito internet, c'era la possibilità di vedere gli elaborati, di mandare suggerimenti, c'erano una mail e per circa 2 mesi abbiamo ricevuto tantissimi suggerimenti sia da privati cittadini che da associazioni, bike team e varie associazioni, e abbiamo costruito insieme a cittadini il biciplan. E perché Agnesi l'uso della bicicletta è molto sentito, cioè comune e può essere ancora più incentivato. Abbiamo fatto anche diverse piste ciclabili e poi si è fatto un regolamento per l'edilizia sostenibile, abbiamo preso anche un premio che abbiamo di là per aver fatto fra i primi questo regolamento sull'edilizia sostenibile e realizzato al 68% di raccolta differenziata. E se adesso scorriamo velocemente le varie obiettivi. Per quanto riguarda il piano regolatore, anche qui abbiamo fatto un'azione partecipata perché sempre nell'ottica dello sviluppo sostenibile del consumo di suolo, siccome vi erano delle difficoltà sul piano regolatore, abbiamo fatto un'indagine partecipata, cioè più volte abbiamo aperto delle consultazioni ai cittadini privati e ai propri tecnici, con diverse riunioni che abbiamo fatto nella sala del Consiglio comunale, ovviamente è stata molto nutrita la partecipazione, in maniera tale con alcune caratteristiche potevano presentare delle indicare quali erano le difficoltà e presentare eventuali richieste. Però queste richieste di varianti, fra virgolette, non dovevano comportare un nuovo consumo di suolo, non incrementare l'indice della zona, cioè dovevano essere tutte varianti, così io non riesco a realizzare questa cosa perché magari la norma non è abbastanza chiara, ci sono delle difficoltà, oppure in quest'area non avete tenuto conto che, e si potevano anche proporre di spostare a parità di consumo di suolo, a parità di indici, magari aree all'interno del territorio. Di fatto noi, anche facendo le varianti, stiamo diminuendo il consumo di suolo, perché sono moltissime le persone che ci chiedono di retrocedere ad agricolo la propria... Sì, perché di fatto forse in un momento che si pensava di chissà quale sviluppo edilizio, tante aree sono state messe edificabili, cioè individuate come edificabili con lottizzazioni, ma di fatto non hanno, soprattutto anche in margine della città, non hanno diciamo, possibilità
perché sono, o hanno opere onerose da fare, ma poi in realtà che proprio non esiste il mercato, e per cui si è già sono 4 aree anche grosse che stiamo retrocedendo ad agricolo su richiesta dei cittadini, e quindi alcune delle incubature sono quindi ridotte complessivamente nel piano. Quindi insomma, abbiamo lavorato in questo senso diverse varianti, tra cui dicevamo queste, dove pure abbiamo compensato cittadini che avevano bisogno di risistemare determinate aree, stiamo prendendo il territorio comunale e analizzandolo parte parte, quindi facendo delle varianti che siano, non una variante generale, che però analizzino oggetti comuni, diciamo, obiettivi comuni, caratteristiche comuni, in modo tale che sulla base delle richieste che c'erano state, sono state fatte l'istruttoria, sono arrivate circa 120 richieste, ma naturalmente ognuna è stata fatta all'istruttoria, in vista con l'amministrazione, e prese solo quelle che avessero un interesse sia di carattere generale o che fossero degli errori, e naturalmente non le solite richieste speculative. Se scorriamo avanti, e quindi qui sono tutte le varianti o tutte le fipette. Ci fermiamo qui un momento, che sono state fatte, poi si trovano tutte sul sito, perché questo è proprio tratto dalla relazione di fine mandato, quindi uno può approfondire. Poi abbiamo fatto azioni per incentivare il recupero del tessuto edilizio esistente, quello che dicevamo, quindi una variante sui borghi, che è lo stesso una zona un po' particolare, una sulla revisione della disciplina delle ville storiche, in modo tale che abbiamo rivisto le ville storiche caratterizzate per qualità, caratteristiche, quello che poteva essere solo restauro, quello che poteva fare noi abbiamo diverse, viale Cavallotti, via Gramsci, c'è cioè una serie di ville di caratteristiche, ma anche quello perché sennò rimanevano inutilizzate. E poi tutta una serie di aree di ristrutturazione, insomma abbiamo lavorato su queste cose, il recupero del patrimonio edilizio rurale, lo stesso, un regolamento su come costruire zona agricola, sempre con questa attenzione all'ambiente, in maniera tale che non trovassimo dei famosi propri che a volte istruiamo in zona agricola, ma quindi abbiamo anche lavorato sul aumentare l'edilizia residenziale di tipo sociale, proprio perché c'è un momento di crisi, ci sono le famose fasce grigie che hanno necessità di trovare abitazioni a prezzi adeguati, persone anziane, giovani coppie, insomma, e quindi anche lì abbiamo individuato ulteriori aree per l'edilizia sociale all'interno delle lottizzazioni dove c'erano, abbiamo lavorato sull'housing, sull'autorecupero, abbiamo vinto anche un finanziamento regionale, adesso abbiamo un po' di difficoltà a far partire la cooperativa, però anche su questo si è lavorato. L'autorecupero, infatti dovevo fare questa domanda, in alcuni comuni insieme in Emilia Romagna, proprio per favorire anche extracomunitari e dare la possibilità, anche avendo poche risorse, di costruire, hanno creato queste forme di gestione dei lavori da parte di... Questa qui sarebbe quella che avete... L'abbiamo fatto in autorecupero perché vorremmo ristrutturare un edificio esistente, sempre per mantenere fede al concetto di costruire sul costruito. Poi abbiamo aumentato i servizi, abbiamo fatto diverse varianti per trasformare alcune aree sia dell'amministrazione comunale in aree per standard, insomma andiamo avanti perché sennò alla fine arriva bene qualificazione, infrastrutture logistiche, attività economiche e via. Andiamo. Ecco, l'ambiente, come dicevamo, tutta la serie dei provvedimenti, perché abbiamo adottato il regolamento per la riduzione dei polveri sottili, introdotto una rete di monitoraggio di polverometro. E quindi noi abbiamo 4 centraline più un polverometro che sono di proprietà comunale, che naturalmente hanno i loro costi di manutenzione, che però sono validate perché abbiamo una convenzione con l'ARPAM, e siamo uno dei pochissimi comuni che ha, infatti l'ARPAM sta cercando di non vuole continuare, ma che abbiamo una convenzione molto interessante, perché noi possiamo avere tot numero di letture, possiamo fare le analisi col fonometro o tramite l'APAM per l'inquinamento acustico, non solo l'inquinamento elettromagnetico per la telefonia. Situazione trasparente tutti questi. Dunque, sicuramente tutti quelli sulla qualità dell'aria li pubblichiamo. Adesso mi ha preso un momento, però sono tutti i dati accessibili perché d'altronde sono.
Poi facciamo stare tutti al freddo i nostri dipendenti, perché il sindaco ha fatto un'ordinanza di cui massimo 19 gradi, si deve tenere il riscaldamento e mi lamento anch'io a volte, infatti vedete sono sempre con i cappotti, i cappottini, perché però anche quello non puoi chiedere al cittadino di stare attento se non sei il primo te che lo fai, no? Si dice la notizia, più volte ha fatto delle indagini negli uffici pubblici, ha trovato proprio situazioni incredibili. Non si dice la notizia. Di troppo caldo, di stufe, stufette. Qui con 19 gradi che ci manteniamo giovani, hanno detto. Ispettore ambientale, il centro di raccolta, insomma stiamo facendo diverse cose sull'ambiente. Senta, la raccolta dei differenziati, voi adesso avete un limite superiore a quel 65% che era dopo. 68% lo stiamo incrementando anni? Perché adesso partiremo anche con la raccolta differenziata porta a porta, perché è tutta raccolta differenziata, però la differenza, fa un gioco di parole, la fa se tu riesci a fare porta a porta, perché comunque vai, e quindi stiamo ragionando sull'estendere il porta a porta, ma già abbiamo messo un finanziamento anche al centro storico. Da quando c'è quell'obbligo minimo del 65%, voi da quanti anni siete riusciti a superare questo livello minimo? Allora, adesso glielo dico, perché c'è questa cosa. Lo scorso anno, il 2016, cioè noi ci abbiamo dato il 2016, ma anche il 2017 siamo arrivati oltre, mi pare 69 qualcosa, siamo sempre in incremento. Allora, i dati sono questi: nel 2012 avevamo il 62,79, nel 2013 il 66,76, nel 2014 il 67,27, nel 2015 il 68,30, nel 2016 il 68,72, adesso siamo arrivati. No, abbiamo gli ESI Servizi, che è la nostra società partecipata, anche quella, su quella si è lavorato in maniera notevole e virtuosa. Poi per quanto riguardava, ve lo dicevamo prima, infrastrutture viarie, verde cittadino, abbiamo fatto una campagna grossa di, anche se non basta mai, perché anni di non intervento sugli asfalti alla fine creano dei problemi, ti arriva tutto al pettine, ti saltano le pietre lì, ti si fanno le buche dall'altra parte, quindi sono molto costosi i rifacimenti dei manti, però abbiamo lavorato sia in amministrazione diretta, seguendo direttamente gli interventi, che con delle ditte esterne, con le gare, abbiamo sempre sfruttato dei prezzi buoni e finora siamo stati anche abbastanza, diciamo, siccome gli appalti non sono poi grandissimi e quindi la partecipazione è quasi sempre di ditte più o meno locali, è anche una buona resa. E poi abbiamo anche contrattato con l'Enel, Telecom, Italgas, perché loro ci fanno gli famosi scavi, attraversamenti, che ci distruggono tutte le strade, perché te finisci una cosa e sono lì che succedono gli incidenti, che poi entra acqua, che si è. E quindi abbiamo concordato di contabilizzare questi scavi in maniera tale che invece di rifarci alla toppa, una, due, tre strade ce le fanno anche nella zona dove comunque hanno fatto gli scavi, ce lo rifanno tutto il manto, almeno una strada ce l'abbiamo come si deve. Se mi consente, ecco, volevo fare un'impressione che sono interessa anche a tutti voi come utenti di servizi. Io sono circa 3 anni che sto in questo organismo, che è il Comitato Regionale Associazioni Consumatori e Utenti. Qui? Comitato regionale delle associazioni dei consumatori ed utenti presso la Giunta Regione Marche. Non avevo capito la seconda parte. C'è l'articolo 2,461 della legge finanziaria del 2008, quindi siamo a 10 anni dall'entrata in vigore, al quale ha fatto seguito la conferenza unificata Stato-Regioni, e nel 2013 è stato pubblicato tutto anche in Gazzetta. Prevede che in queste gestioni del servizio che la pubblica amministrazione da terzi, compreso anche quello che diciamo prima dei rifiuti, noi associazioni dovremmo essere tutto l'anno inserite in questo rapporto, perché questa norma prevede che nell'emanazione obbligatoria della carta dei servizi con gli standard, ma in coinvolgimento continuo di noi associazioni nel monitoraggio degli standard di qualità, perché sennò c'è l'autoreferenzialità per cui tutto va bene, ma quindi ecco, io volevo, no, io non è solo, però volevo dire, però noi, no, volevo ricollegarmi al fatto, dopo lo dirò dopo, noi abbiamo scritto proprio che vorremmo che il comune di Iesi, visto che si è distinto per tutti questi traguardi,
però che, visto che c'è una legge in vigore, c'è una conferenza unificata Stato-Regioni, che ci coinvolgesse. Abbiamo chiesto un tavolo, come fanno in tante altre regioni, in tanti altri comuni di questa Italia, perché la legge c'è. È importante, perché questo vale, scusi, faccio una parentesi, questo vale per tutti, vale per il trasporto pubblico locale, vale per la raccolta dei rifiuti, vale per la sanità. E noi siamo là, mi devo fare delle battaglie enormi con i comuni, con l'Asormarche, per farci coinvolgere nella qualità dei servizi. È incredibile. E nonostante che, vabbè, adesso una piccola parentesi, però danneggia tutti noi, perché voglio dire, il trasporto pubblico locale, la Regione Marche gli antipodi, leggiamo sui giornali, ritardi, disservizi. Perché? Perché non ci hanno mai coinvolto nelle carte dei servizi come prevede la legge. Scusi, eh. Ma dicevo che adesso, siccome ci sarà il gestore unico dell'ATA, quindi sarebbe anche il caso che fosse il Io ho dovuto fare una diffida alla Cecchini per assicurare, però mi ha detto che c'è il ricorso al TAR, quindi anche sì, però ecco, perché forse l'interlocutore in questo momento più giusto, cioè noi possiamo anche farlo, però ecco, siamo sempre lì nella porta che stiamo aspettando di dover entrare in un'altra situazione. Andiamo avanti, perché qui tutte le vie fatte, scorriamo. Poi vabbè, mobilità sostenibile, piste ciclabili, i progetti europei che abbiamo fatto, il PEBA, i piedibus e tutte le varie cose, i cimiteri comunali, manutenzione e nuovo appalto per i loculi, dei 700 posti, diversi progetti per la riqualificazione. Poi l'attività con finalità sociale, la realizzazione del nuovo Mascaponte, centro diurno per 300 metri quadrati di superficie, una nuova opera, il centro diurno per malati di Alzheimer l'abbiamo fatto ristrutturando e poi presto dovrebbe essere spostato, il completamento del centro Azzaruolo per l'autismo, e abbiamo ristrutturato con i contributi regionali gli alloggi per le case di emergenza, gli alloggi di emergenza, stiamo cercando di la nuova appunto unico di cultura della casa di riposo, opere di manutenzione, andiamo avanti, diversi, c'erano tanti progetti in corso. Scusa, mi interessava questa cosa sul recupero per le politiche abitative, le case di emergenza. Sì. Siete riusciti a avere nuovi appartamenti per dare a sfrattati, per morosi? Di fatto è il tuo patrimonio, quindi lo acquisti, no? O se no è acquistare, voi sapete che sì, praticamente impossibile, perché devi dimostrare di avere assolutamente necessità per una finalità del, insomma, sì, costo anche. Per cui noi adesso abbiamo avuto, no, stiamo ristrutturando con anche dei contributi dati dalla regione, siamo arrivati a 4 ristrutturazioni che erano in pessima condizione, quindi l'avevamo tolti dall'utilizzo e quindi adesso li possiamo riportare in utilizzo. Poi stiamo aggiungendo del patrimonio che sta tornando dalla società, il progetto Iesi, che era la società di cartolarizzazione, e con il sindaco si è deciso che un paio di appartamenti li possiamo sicuramente, che sono della zona del centro, individuare come nuovi alloggi di emergenza, e che deve partire il turnover, che devono entrare nelle case popolari. Questo tra poco dovrebbe accadere, perché con diversi programmi ministeriali, Abitare il Centro Antico, il Pipero, eccetera, con l'ERAP si stanno ristrutturando degli appartamenti, e fra circa un anno e mezzo, 2 anni, nella piazza di Iesi dovrebbe esserci qualcosa come una quarantina di nuovi alloggi per case popolari, per cui chi sta nell'alloggio di emergenza transita, e allora finalmente potremo cominciare questo turnover virtuoso, per cui bene. Scusa, voi lo sapete che c'è lo Sblocca Italia, una normativa per cui se il comune individua un alloggio di proprietà del demanio sul proprio territorio, lo può chiedere, sì, per fare questa trasformazione, e il governo vi dà i soldi. A me non sembra che ci abbiamo alloggi di questo tipo, però mi ha dato, lo sapevo, ma ha ricordato una cosa, adesso lo controllo. Lei verifichi se ci sono dei immobili di proprietà del demanio, sì, li chiede e il governo vi dà i soldi per sistemarli per abitazioni. La caserma militare, via Falconara. Caserme, qualunque cosa. Vabbè, grazie, perché me l'ho ricordato, una cosa che sapevo, che però nel fare poi certo, a volte mi sfuggono.
una cosa di cui siamo contentissimi è questo nuovo museo archeologico come opera che è stato inaugurato venerdì scorso, e siamo lì, anche lì c'erano parte di finanziamento regionale con i fondi FAS e poi altri fondi dell'amministrazione, e questo è stato veramente una, penso anche lì siamo stati piuttosto virtuosi. Poi vabbè, abbiamo fatto altre cose, la biblioteca Salari, il Palazzo Colocci, anche nel portato completamente, insomma, allestimento dell'attività musicale a San Florentino, ma diverse cose, si è lavorato. Intanto, allora, urbanistica, edilizia ed ambiente sono trasversali a qualsiasi iniziativa più o meno che ha l'ente. Quindi se punti sulla cultura sicuramente ci sarà un immobile che devi sistemare e ristrutturare, e noi facciamo questa cosa. Se punti sull'ambiente, eccetera, se lo sport, gli impianti, andiamo avanti, gli spianti sportivi, l'edilizia scolastica. Noi ci siamo trovati nel 2012 a fare un 2013 a verificare, erano state fatte solamente una verifica di vulnerabilità sismica in 10 anni di tempo che aveva dato la norma, quindi siamo corsi ai ripari, solo che ogni verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici ha un costo, per cui naturalmente bisogna programmare, è stato programmato anche dalla Giunta, si sono fatti 4 verifiche di vulnerabilità sismica, una scuola è stata chiusa, la Lorenzini, e adesso partecipiamo al progetto dell'INAIL per la ricostruzione della scuola, e anche sull'edilizia scolastica ci abbiamo cercato sia sull'efficientamento, soprattutto sulla staticità degli immobili. Abbiamo avuto una prova però, il terremoto del 30 di ottobre in particolare, perché anche lì noi ci abbiamo anche la protezione civile, quindi siamo intervenuti, abbiamo fatto tutte le verifiche sulle scuole, a parte questo asilo CEPI e altre piccole cose, le scuole hanno comunque resistito. Hanno pochissime filature che comunque non sono pericolose. La scuola è una delle cose che a questa amministrazione scolastica sta molto a cuore, ci sta lavorando tanto, andiamo avanti, che se no varie cose, anche dal punto di vista strutturale, impianti sportivi, abbiamo fatto la nuova vasca natatoria, infatti l'illuminazione del palazzetto, la ristrutturazione del bocciodromo che era andato bruciato, l'eliminazione dell'amianto di qualificazione energetica su una palestra, che era quella che avevamo già nel programma dell'amianto, tipo nel Carotti, paratricolo, insomma diverse questioni, la sicurezza, la videosorveglianza. E poi il piano di emergenza comunale che ce lo siamo fatti in casa, e è stato invece molto apprezzato, siamo uno dei pochi comuni che ce l'ha attivo, che adesso lo dovremo fra poco riaggiornare. Abbiamo utilizzato il COC, l'abbiamo aperto spesso e volentieri, nel senso che col terremoto abbiamo fatto proprio tutte le esercitazioni, fra virgolette, necessarie, ma non erano esercitazioni. E poi insomma, diciamo sempre sulla sicurezza, che sicurezza è in senso lato, perché non è solamente quella della sicurezza, sicurezza urbana, sicurezza dei cittadini, ma anche dai cambiamenti climatici, quindi la sicurezza relativa al fiume, ai fossi, le manutenzioni dei fossi, e collaborazione con l'Oasi di Ripa Bianca in tanti progetti, che anche quello è un vanto che abbiamo di lavorare molto bene con l'Oasi di Ripa Bianca. Abbiamo fatto il piano di microzonizzazione sismica, andiamo avanti, anche la scelta di quale scuole per primo andare a fare le verifiche di vulnerabilità sismica è stato fatto incrociando il piano di microzonizzazione sismica, e quindi com'è la tipologia di terreno e l'età dell'edificio e proprio il sopralluogo sul posto per vedere le caratteristiche dello stesso. Andiamo avanti. Beh, qui c'avevamo un po' di numeri così. Quanto ci sono costate alcune cose, per esempio la ristrutturare la scuola Mazzini 979.000 euro, ristrutturazione della scuola Garibaldi presso EAB 697, adeguamento all'incendio della Campagnini 372, efficientamento energetico della scuola Lopardi 340, realizzazione del nuovo centro Mascheroni 548, realizzazione della vasca natatoria 254, bocciodromo 244, impianto di risalita via Calzella di Dato 335, impianto di risalita sorveglianza. E poi questi invece, come dicevamo, sono lo sfalcio, cioè siamo andati crescendo, no?
Però è giusto, secondo me, perché queste sono le cifre che devono crescere, quelle relative alla manutenzione e al decoro, cioè si deve risparmiare nelle cose inutili. Però l'amministrazione ha sempre stanziato più finanziamenti proprio per la manutenzione, il decoro, il verde, le potature e il diserbo delle mura cittadine. Ma quindi la manutenzione ordinaria è passata da 122.000 euro del 2012 a 205 euro del 2016 e adesso è aumentata un po'. Avete fatto bene, migliora la qualità della vita, quindi ci complimentiamo. Poi abbiamo fatto degli interventi di manutenzione straordinaria, giardini pubblici principali, il giardino antistati, sistemazione del parco del Vallato, e poi più o meno ci siamo, cosa abbiamo fatto anche? Ah sì, gli orti pace, sempre sul verde, il parco del Cannocchiale, cioè ci sta puntando molto, anche perché era stato proprio lasciato al massimo l'edilizia edilizia. È in flessione, ma questo è pacifico, lo sappiamo, però allora abbiamo incrementato la parte dei sopralluoghi e dei controlli in maniera tale di monitorare il territorio. E poi vai avanti, queste sono le varianti, le proposte di frazionamento, insomma le cose che abbiamo fatto, e poi dicevamo la raccolta differenziata. Grazie. Complimenti.